Amici di Lecco FM, buongiorno da Piazza 20 Settembre, siamo col signor Todeschini, proprietario del Frigerio, bar e locale storico lecchese. Qui dietro di noi abbiamo l'Iglu, possiamo chiamarlo così, attivo da quando? Attivo da domani. L'Iglu è stato creato perché quest'anno con gli amici di Lecco che faranno Natale da una coreografia animata molto bella. Noi abbiamo pensato di regalare qualcosa alle chiese che possa portare una gioia, che possa portare il Natale in piazza. Quindi con questi gru speriamo di riuscire a dare a tutti quanti quello che uno cerca. Posizione in mezzo alla piazza con una bella nevicata e tante luci che ci accompagnano. Quindi un'innovazione per Lecco. Sì, un'innovazione è una struttura temporanea, durerà solamente il periodo di Natale, creata apposta e speriamo che funzioni. Riscaldata, ovviamente. Viene riscaldata, sì. Come stanno reagendo i cittadini? Molto bene, ma molto bene, sono contento. Comunque è sicuramente una bella idea. Grazie, Sarà un successo. signor Todeschini, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Ciao, Grazie, Ridisi. Ciao. arrivederci. Ciao. Ecco, vediamo adesso l'Iglu, eccolo qui, attivo da domani, però ovviamente vediamo già tanti signori che prendono il caffè piuttosto che consumano. Quindi pronto l'Iglu, questa innovazione, adesso lo facciamo vedere anche, abbiamo appena sentito il signor Todeschini che ci ha dedicato un attimo, era molto impegnato, è stato gentilissimo. Ci troviamo appunto in Piazza 20 Settembre, dove è stato installato l'Iglu, eccolo qui. Da domani partiranno le proiezioni luci su Lecco. Ce lo ricordava, grazie anche agli amici di Lecco, questa innovazione, questo Natale 2019 a Lecco, che sarà speciale, diverso dagli anni precedenti. Il bar Frigerio Caffetteria ha realizzato, in occasione delle proiezioni luci su Lecco, questo igloo coperto, però all'interno del quale è possibile sorseggiare qualunque cosa e ammirare lo spettacolo che, lo ricordiamo, sarà disponibile a partire da domani alle ore 16:30, anche in caso di maltempo. Quindi un'innovazione per la città di Lecco. E aspettiamo anche i vostri commenti, cari ascoltatori. Sappiamo che in questi giorni se ne sono dette di tutti i colori. Noi ovviamente non ci schieriamo. Sicuramente quello che si può dire è che questi tipi di bar all'aperto si vedono in tutta Europa e non solo, ma per Lecco è una grande novità. E allora per il momento Andrea Gianviti, Lecco FM, un caro saluto da Piazza 20 Settembre.